Ho visto un po' di magliette e altri accessori sul tuo sito. Stai intraprendendo anche una nuova carriera di stilista? No, no, abbiamo una sezione con i ragazzi che ci lavorano, che sono molto bravi. È nato come gioco questa cosa, anche se fa parte di un mondo che può essere importante, perché anch'io avrei voluto da piccolo un ricordo magari dei miei campioni preferiti, dalla maglietta piuttosto da un altro gadget. Noi facciamo qualche cosina senza che questo diventi la parte importante di quello che è il nostro. Mi raccontano che collabori a disegnarle, che ti diverti a... è vero? Per fortuna non disegno, perché non è che abbia una gran mano, però scelgo in prima persona, mi piace essere partecipe in maniera totale, sì. E la prossima maglietta è dedicata a Sydney, quindi? Sì, sicuramente a Sydney e all'Australia, perché mi sembra giusto. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Stay in my brain. Andrai con la tua famiglia fin da subito? Sì, penso che sarà molto impegnativo come viaggio. Con tre bambini? Con tre bimbi piccoli, sì. Però mi auguro che per loro anche sia un'esperienza di apertura mentale e non solo, che si ritroveranno più avanti. Qual è la prima cosa che farai arrivato in Australia? Probabilmente sdraiarmi a letto, se i miei figli me lo consentiranno. Io sono stato convinto in maniera principale dall'entusiasmo, dalla voglia e di come mi hanno voluto. Poi questo va inserito in un progetto, va inserito in quello che è il calcio australiano lì, che sicuramente ha degli ampi margini di miglioramento e quindi il mio coinvolgimento diventa totale. E dopo comunque la riflessione che non è che il calcio dal punto di vista fisico sia scadente, può migliorare dal punto di vista tattico probabilmente, tecnico, però sai, io ho vinto un mondiale, abbiamo vinto un mondiale nel 2006 ed eravamo a tanto così da essere buttati fuori proprio dall'Australia, che aveva una squadra molto buona, quindi sebbene ci siano altri sport molto importanti in Australia, questo denota che anche il calcio viene vissuto con determinata intensità. Il capitano del Sydney Football Club ti ha offerto la sua fascia di capitano, oltre al numero 10 che hai già preso. La accetterai? Parlerò con lui, magari la prenderò in affitto. È una situazione molto simpatica, anche imbarazzante se vogliamo, perché lui di sicuro è il capitano perché lo è lì da tanto tempo ed è giusto che sia così. Però è anche bello il suo gesto e il riconoscimento nei miei confronti in quello che potrei dare. Cercheremo un modo di portarli entrambi, dai. Vediamo se si può, se il regolamento prevede due fasce. Molto piacere essere qui stasera e vedere così tanta gente, non mi aspettavo così tanta gente, per cui vi ringrazio veramente.
qualche anno fa, nel 2006, le telecamere di Sky ti hanno seguito in un altro volo con la Coppa del Mondo a San Vendemiano, quando portasti la Coppa al tuo paese, di fronte alla tua famiglia, ai tuoi amici. Adesso stiamo facendo un altro volo. Allora si diceva che in qualche modo la tua carriera nel 2006 fosse arrivata al culmine e sarebbe stata una discesa. Hai ancora fatto qualcosa. Adesso che cosa dici tu della tua carriera? Che cosa ti senti ancora di poter dare? Mi auguro che the history repeating, no? Che la storia si ripeta, nel senso che quello che è successo dal 2006 in avanti è stato qualcosa di unico sicuramente, di indimenticabile sicuramente, ma di vincente sicuramente. Parlare dalla Serie B ai titoli di capocannoniere fino all'ultimo scudetto. Di conseguenza tutto è stato vissuto con un'intensità unica. Mi auguro, non dico per 6 anni, però di vivere con la stessa intensità quello che sarà il mio futuro da qui a quando smetterò, e soprattutto non vado per terminare la mia carriera, vado per iniziare una nuova carriera che poi magari durerà solo 2 anni, ma vado per iniziarne una nuova. Hai salutato i tifosi della Juventus il 30 giugno, al giorno della scadenza del tuo contratto, con un messaggio che si concludeva con arrivederci. Prima o poi tornerai? Può darsi. Il mio arrivederci non è inteso che prima o poi tornerò nel mondo Juventus. Il mio arrivederci è inteso perché comunque, ed è giusto così, il mondo Juventus, la Juventus ed io siamo legati per quello che è stato il nostro passato. Quindi l'affetto che ho nei confronti dei tifosi della Juventus rimane invariato, non è un addio. Quindi è più quello che non ho detto, cioè non ho detto addio, che quello che invece ho detto arrivederci. Invece i tifosi del Sydney Football Club cosa dici? Dico che non vedo l'ora di arrivare, non vedo l'ora di essere totalmente a mio agio in quello che è la città, il campo, la struttura, i compagni, il fuso orario, e quindi è di poter iniziare questa avventura in maniera spensierata, libera, con grande entusiasmo, come ho detto, e coltivando passo a passo quello che è un'avventura nuova, diversa, ma che mi auguro possa essere vincente. Alessandro, grazie per questi 20 anni di calcio italiano e in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi il lupo. Ciao. Dietro la porta di casa mia ho un tappeto di tutte le stelle del cielo e i tuoi occhi segretamente nascosti, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è, vedessi di notte quando danza per me. Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo cambierei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà questo stare leggeri e presenti, cantando fuori dal coro queste voci poco distanti, fuori dal coro. Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo perderei, e la curiosità è tutto quello che ci porterà ad aprire la porta ad ogni novità, consumandone poco per volta, per quello che verrà, per quello che verrà, per quello che sarà.